Volevamo fare un film importante, parlare di chiaramente di ironia, di comicità, di divertimento, ma anche di un momento storico del nostro paese importante e ahimè ciclico, che comunque è stato quello della Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo scelto insieme agli sceneggiatori proprio questa linea di demarcazione forte come la linea gotica, che è l'8 settembre del 1943, data topica importante, e poi insieme ai produttori, agli sceneggiatori, a Rai Cinema, a Zeruni, siamo messi a tavolino perché comunque l'idea era fare una commedia che avesse un valore comico importante ma che parlasse di grandi valori, e quindi ci siamo rifatti alla commedia all'italiana, che ci ha insegnato che si può, e il pubblico ci sta con noi a parlare e a ironizzare su qualcosa che ci ha anche fatto male. Era allettante per noi poter usare questo terzo capitolo di questa saga per poter far definitivamente svoltare emotivamente i nostri personaggi, che nei primi due film e all'inizio di questo restano quei caratteri un po' vigliacchi, un po' sordiani se vogliamo, cialtroni che cercano la svolta, che cercano nel loro orticello soltanto di guadagnare il più possibile cercando di scimmiottare i criminali, ma che di fronte a delle scelte che hanno a che fare col cuore, con la solidarietà, col bene degli altri, riescono a diventare questa volta eroi, proprio sic et simpliciter, nella vera accezione della parola eroe, cioè proprio colui che vuole anche dare la vita per gli altri. Ed è la prima volta che succede in questa saga, ed è per questo che secondo me è il film più importante dei tre, che pur mantenendo un impianto da commedia ha qualcosa da dire secondo me di importante, e anche dopo due anni di Covid e di tentativi di anaffettività intorno, noi alla fine ci siamo uniti e abbiamo come popolo, insieme ad altri popoli, ci siamo vaccinati e abbiamo combattuto una battaglia comune contro un nemico, in questo caso invisibile come un virus. E credo che l'insegnamento di questo film sia proprio questo: unirsi per combattere i cattivi. Nel primo film i cattivi erano simpaticamente la banda della Magliana e prendevamo un po' in giro prendiamo un po' in giro, diciamo, il romanzo criminale. Nel secondo abbiamo preso un po' in giro Gomorra, i nostri nemici erano i gomorristi, come li abbiamo chiamati nella sceneggiatura. Nel terzo abbiamo scelto i nemici dei nemici, il non plus ultra di quello che è successo nel secolo scorso, i nazisti, e poi francamente con gli sceneggiatori ci allettava l'idea di fare un finale dove la curva sud affrontava l'esercito nazista, insomma. Buongiorno, sono Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania. Immagino e spero che ci sia un quarto capitolo di questa serie, perché resta qualcosa in sospeso e quindi vogliamo vedere come va a finire, va bene? Va bene, così okay. È meglio, grazie. Poi volevo sentire da Carolina, insomma, com'è stato, anche se in un film, essere la nonna di Marco Giallini, penso insomma che... e l'ultima curiosità è per Max, dopo tutto il problema del Covid, di tutto ciò, insomma, tutto ciò di cui hai già parlato, ti aspettavi che purtroppo questo film, che comunque tratta il tema della guerra, anche se con ironia e delicatezza oserei anche dire, uscisse in un momento in cui è scoppiata una guerra molto vicina a noi? Grazie. Caroline. Essere la nonna di Marco. È stato meraviglioso. Ma che nonna, mamma mia che nonna. No, è stato molto molto bello. Lei non lo sa. Sognava pure quella vera da ragazza. Sì, Foto. Lei non sa che c'è qualcosa che li unisce, non sa niente, però secondo me dopo l'iniziale diffidenza di Adele, giustificata, in qualche modo lei si abbandona un po' a loro.
e si lascia proteggere, perché lei anche ha un carattere comunque bella tosta, e si lascia avvolgere, anche se a volte sono talmente cacciaroni che per farle ritornare al punto deve entrare lei e dire no, facciamo questo. Però è stato terribilmente bello, te lo ripeto, lavorare con tutti amici è un regalo, lavorare in una commedia intelligente è un altro regalo. Devo dire che anche la troupe erano tutte persone con le quali io avevo già lavorato in qualche modo in questi anni, stiamo crescendo insieme, quindi è un'occasione, insomma, passare del tempo insieme, fare il nostro lavoro insieme con questa atmosfera bella. Quarto capitolo non è proprio previsto, cioè nel senso voglio fare altre cose, okay. In questo momento quindi non è previsto al cinema che esca il quarto capitolo. E, per quanto riguarda il resto, sì, è una concomitanza inaspettata, e un'occasione soprattutto per i più giovani per andare a vedere al cinema un film che racconta un po' cos'è la guerra, ed è un modo, seppur in commedia, di prendere le distanze da chi la guerra la vuole fare e imparare da chi la guerra non la vuole fare, quindi è una chance secondo me, soprattutto per i più giovani, ripeto. Grazie mille. Grazie. Allora, l'altro giorno abbiamo letto una notizia che forse può ispirare il quarto capitolo, che abbiamo trovato, è stata trovata una gioconda a Montecitorio, abbiamo detto, oh, vabbè, beh, pensiamoci, quindi... È stata Adele. È stata... Ci stiamo pensando. Beh. Montecitorio, no, pensa. Mi sa che passa. Non si sa. Ce n'ho una a casa. Pensa che bello, pensa che bello se fosse vero, pensa i francesi. Pensavano che quella vera invece è falsa. Quindi scusate, quindi Max, sentite, l'ha escluso. La produttrice dice ci stiamo pensando, vi troverete Max Bruno legato alla serie regista che ti dice con la voce il quarto capitolo. Si può fare pure il quarto capitolo senza Max Bruno che fa regista. No. C'è una battuta e comunque calmi tutti, Non si può. Senti Paolo, invece volevo dire una cosa io del Brocco, dico, c'è una buona notizia pure, che è carino dirlo, che dal 10 marzo quando usciamo noi si mangia, si può rimangiare, si al cinema, cioè il puoi solo mangiare ma non puoi bere, questo è il marketing 01, una forma di promozione del film. Arrivare in questa banda, buongiorno a tutti, è stato terribilmente divertente, ma per diversi motivi, trasmetti di fare il backstage, ecco, questa è una cosa che voi sapete, ci sono girati. Allora, noi ci conosciamo tutti da un bel po', io Max lo conosco dal 2000 ed è un onore lavorare con lui, oltre che essere un divertimento assoluto, e con loro tre, con i quali avevo già girato, è come se ci fosse una piccola famiglia, quindi ci capiamo al volo, è tutto più veloce. Il problema è soltanto che il mio personaggio sta affrontando qualcosa di più vicino al dramma, se vogliamo, e quindi tentare di non ridere con questi tre è quasi impossibile. Il mio personaggio è una donna del 1943, ma con dei tratti terribilmente moderni, perché è una fotografa, è una donna sola perché suo marito è al fronte, e si ritrova a cercare di proteggere sua figlia in un'Italia dove appena esce fuori di casa può accadere qualunque cosa, perché ci sono fascisti, nazisti, partigiani, può essere frainteso, e lei si ritrova questi fuori casa che dicono di essere amici del marito conosciuto al fronte. Allora, in nome della riconoscenza, pur essendo un po' diffidente, non capendo bene cosa dicono, perché hanno dei riferimenti alla modernità che lei non può conoscere, quindi appurato il fatto che sono molto strani, ma in nome della riconoscenza li accoglie. Solo che appena li accoglie inizia a succedere di tutto. E quel fatto che non dico, ma tanto lo sapete, che è il motore di Adele, ovvero salvare sua figlia, senza di loro sarebbe impossibile, ma non perché lei non sia forte, perché lei è prontissima a abbracciare un fucile o a combattere, ma è sola e ha bisogno di loro per poter affrontare tutto.
è l'unico che ha, diciamo, due nozioni di storia, anzi non due, perché voglio dire, lui ci ha scritto proprio un saggio, no? Sulla Seconda Guerra Mondiale, per questo viene coinvolto in quello che inizialmente deve essere semplicemente il furto della Gioconda, poi come ben sapete le cose si complicano e quindi attraversiamo l'Italia incontrando dei personaggi che poi abbiamo sempre conosciuto insomma attraverso i libri di storia o attraverso i racconti, la guerra. Io ho sempre sentito il mio papà che mi raccontava di quando era bimbo e mi racconta sempre questo episodio, insomma, che il suo papà dovette portarlo in bicicletta da Napoli e fece tipo quasi 50 chilometri in bicicletta per portarlo a casa della nonna, dei nonni, in campagna, dove insomma si pensava si potesse stare più tranquilli. Invece proprio lì arrivarono i nazisti e lui si ricorda dei tedeschi che entravano con quel loro modo così duro che incuteva timore, me lo racconta sempre, no? Che cercavano gli uomini e quindi, come dire, in un certo senso partecipare in un modo a questo conflitto e poter dare due ceffoni, diciamo, no? In senso metaforico, ai nazisti è stato catartico, no? Anche noi abbiamo potuto fare la nostra parte, abbiamo potuto in qualche modo vivere quello che abbiamo sempre invece sentito attraverso i racconti o attraverso i libri. E io poi sono sempre stato un fan di questa saga. No, invece, chiamai, mi ricordo benissimo che chiamai Max appena uscito dal cinema dopo il primo capitolo per fargli i complimenti e addirittura aver partecipato a quello che forse è il capitolo quello più, insomma, più importante da un punto di vista produttivo, no? È stato per me un grande onore. Poi insomma Gianmarco, Carolina, sempre conosciuti, cioè, ci ho sempre lavorato benissimo, Giulia Bevilacqua. Marco non lo conoscevo, diciamo, da un punto di vista niente. Esatto, e ho avuto, diciamo, il piacere di, ecco, di condividere la scena anche con Marco Giallini. Com'è stato? Com'è stato? No, è come stato, insomma. Lavorare sempre la solita pantomima, sì. Storia, sempre la solita. No, quando arrivava, tu ti chiami, perdona? Io sono Giampaolo Morelli. Giampaolo, come no? Certo. Paolo Morelli, il nuovo new entry, non avevo nulla da fare, sì, mi hanno chiamato e insomma è stata un'esperienza notevole. Sempre siamo diventati amici, se dice questa cosa alla fine. È vero, eri diverso, posso dirti? Non ti ho riconosciuto subito per quel motivo. Gli ho chiesto se le scarpe fossero le sue, mi ha risposto di sì, cioè non gli ho detto mica le avrei comprate, ha detto purtroppo. No, queste? No, quelle le hanno regalate. Sempre in omaggio, no, ma un attore non si veste mai. Se le comprate hai fatto un lavoro per questo, dire. Di avere tutto regalato. No, ecco, una stronzata. Però Morelli, devo dire, uno degli attori, attore, no? Attore Morci, uno degli attori veramente più troppo poco sottovalutato. Troppo poco sottovalutato. Però c'è la parola per tutti, questa era bella, questa era. E fate un applauso. Un attore troppo poco sottovalutato, un pochino sì, ma mai troppo. No, bravissimo attore, anche perché pessima persona, come dicevo l'anno scorso. Ma grande artista. Ci siamo trovati, ci siamo anche inventati qualche, no, Massimiliano, posso dirlo? Sì, con il range che. Certo, certo. Chi lo dice nei mo. E ci siamo. Qualcuno ha capito. Cioè, insomma, ci siamo trovati perché. Per poi lasciarci subito. Ma ecco, guarda che occhi. Gli occhi dolci. Immagino i giornalisti che si stanno a dire, ma poi che scrivo di quello che ha detto Gianni? Ma bello, penso, sarà che ma tu hai fatto il parolaccio, perché stamattina avevo deciso di essere morigerato. E Morelli è una persona, un attore, con dei tempi comici, che non mi aspettavo perché non l'avevo fatto. Non lo so. Pensavo fosse bravo, ma lo dico, guarda.
anche perché diciamo che la fa ferma, no, ma voglia da lui, mi dice Marco, ma fai la regia? Ho rifiutato? No, sì. È veramente un grande attore. Ecco, questo per chiudere, e lo dico, non lo dico manco, l'ho detto? No, manco De Tognazzi, voglio dire. Dei non presenti mai. No, è veramente un grandissimo ragazzo, un grandissimo attore, e ma non me l'aspettavo, cioè sai quando stai zitto, dice vabbè, le fa te, che è bello, con Tognazzi per dire. No, poi devi riempire sempre i buchi, i capelli, le cose, la stanzata e l'altra. Invece Morelli è veramente un bravissimo attore. E detto da Marco Giallini è un grande onore. Perché su serie ha fatto una cosa volta in faccia, era di polistirolo, ma non mi ha preso l'occhio. Cioè, polistirolo quando ce l'ha in cosa, adesso a parte gli scherzi. Boh. No, il pioppo. C'avevo la Gioconda che è su pioppo, okay, che pesava poi, veramente un'infida. Boom, gli ho dato una botta. Ma crocca, io ho fatto. Che c'è? Dico, ma Massimiliano, vogliamo mettere come gag, ripetiamola con occhio chiuso. E lui fa sì. Dico, però fa piano, mi ha dato quelle 4-5 botte all'albero, non so chi se ne accorto. Però io ho cambiato il quadro, era diventato un quadro di polistirolo. Dopo mi sono messo 5 punti, ma per il resto andava bene. Bene, amichevole, come delle cose, bravo. Insieme, no, mai da parlare. No, sei riuscito allora, veramente. E vabbè, no, scherzo. E Giampaolo devo dire, poi Carolina che conosco bene, Tognazzi no. Che dire di Giulia? Che dire? Di che vogliamo dire? Giulietta? Niente. Ci avrò fatto 70 film, c'ha 22 anni. Insomma. Avete anche avuto una storia? In gamba, esattamente. La storia di che? Con Giulia? No, purtroppo no, avrei voluto, ma... Speriamo che non hanno mai avuto per ora una storia. No. Il prossimo film succederà, Marco. Io ti aspetto al parco. Sì. Chi è lei che parla? Sono se io. Se parli io vado. Sono un po' con questa voce, un po' così, ma sono sempre io. Io mi ricordo che ero in Puglia a girare e in quel periodo la Puglia era una zona rossa rafforzata, quindi non c'erano aerei, e ho fatto queste 8 ore di macchina per arrivare a Civitavecchia a girare questa scena che è fondamentale, e ovviamente la marea la notte aveva mangiato tutta la sabbia e anche tutta la scenografia, questi sono imprevisti molto poco piacevoli. La seconda di via che era arrivata a Civitavecchia, ma era questa era una Santa Severa. Io ero arrivata a Civitavecchia. E niente, quindi questo è l'aneddoto così di questa scena, però quella scena è bellissima secondo me per l'immagine, oltre al fatto che ci sono delle immagini stupende, cioè tragiche se pensiamo a quello che sta succedendo adesso, ma l'immagine di Max simil a Rambo e io a Lara Croft è una bella immagine. Io ho pensato, come si veste un nerd per fare la guerra? E da mi Rambo. Sono vestito in quel modo, da Rambo. E Lorella giustamente non si poteva che vestire da Lara Croft, diciamo, esatto. Insomma, così con mezza nuda con quelle pistole attaccate alle cosce. Allora, in generale, innanzitutto io voglio ringraziare oltre alla IF e la 01, ovviamente Massimiliano, perché quando scrivi una saga e i personaggi sono ben delineati e magari ci si affeziona a certe cose, il rischio è quello che poi il personaggio magari si ripeta nelle vicende successive, un po' con le stesse dinamiche. Invece quello che lui è sempre riuscito a fare, soprattutto per quello che riguarda per esempio il mio personaggio in questo ultimo capitolo, è quello di dare sempre un lato diverso al personaggio da approfondire. In questo caso Giuseppe anche ha un lato sentimentale molto importante, noi l'abbiamo visto così pavido e un po' cagasotto nel primo, l'abbiamo visto con lo spirito di rivalsa e che si credeva chissà chi perché era stato erudito da Renatino nel secondo, e in questo invece ritrova un po' le caratteristiche dei primi due film, ma allo stesso tempo si apre a una nuova cosa. Perché dico questo? Perché quando affronti una saga, sia nella ripetizione dei film e quindi dei meccanismi dei personaggi, rischi magari di accomodarti, invece se hai una grande scrittura e la capacità di Massimiliano di saperti far andare su altri registri, riesci a dare un personaggio un tutto tondo e quindi non ti annoi. In più la grande possibilità di rilavorare con Marco, che fa tanto il cazzone ma è un uomo straordinario, con Giampaolo che per me è come un fratello, e con Zanoni,
con Carolina, che è una sorellina, con Giulia. È stato veramente quello che ha detto all'inizio Carolina, un'avventura difficile, perché è stato forse il film più faticoso, questo possono confermare tutti, perché noi abbiamo trovato un tempo allucinante l'anno scorso tra marzo e aprile, e quindi è stato molto faticoso anche per il discorso del Covid, però è stata un'avventura straordinaria. Io sono molto grato a Massimiliano e a tutti loro, perché ci siamo divertiti tantissimo, e spero che la gente si possa divertire in sala e anche emozionarsi, perché tornare a ridere con il pubblico in sala è una cosa che dopo 2 anni di pandemia a me manca moltissimo. È la prima cosa che voglio fare, andare in sala anche di nascosto a sentire come reagisce il pubblico. Vai tranquillo, va pure così.